Allora, allora, mi corre l'obbligo, cioè non farò un ricambio d'abbraccio, ma leggerò un documento che dopo chiederò di acquisire agli atti. Allora, passo alla lettura. È sconfortante il fatto che la maggioranza di questo governo non perda occasioni per mortificare e ridicolizzare questo Consiglio Comunale, che da più alto presidio democratico della comunità viene squalificato puntualmente a palcoscenico di avanspettacolo. La questione sollevata circa eventuali conflitti di interesse con la minaccia di impedire quasi fisicamente la partecipazione a chi non segue la procedura dell'autocertificazione indicata è totalmente sconnessa e sconclusionata. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000, occorre che sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che si va a discutere e votare e specifici interessi proprio dei partecipanti alla seduta. Ma nei casi di centri come il nostro, dove la possibilità di essere proprietari di suoli interessati dalle previsioni dell'approvando strumento è particolarmente alta, la necessità di una più stringente situazione di concreta conflittualità si rende indispensabile. Sentenza del Consiglio di Stato numero 1917 del 12 maggio del 2016. E stiamo parlando dei casi di adozione di strumenti urbanistici, cosa che non stiamo facendo in questa seduta. La pagliacciata si impone in quanto evidentemente il rapporto di fiducia tra consiglieri e giunta è ridotto ai minimi termini e a ragione, non avendo strumenti per capire esattamente gli amministratori dove vogliono andare a parlare, l'accesso di prudenza da parte dei consiglieri diventa quasi obbligato. La prima discussione sull'urbanistica portata da questa maggioranza avrebbe meritato un approccio più serio. Esiste un dato evidente che questa maggioranza scientemente cerca di nascondere. L'amministrazione Villano non ha mai voluto l'azzeramento dell'attuale piano urbanistico, ha sempre parlato di un suo miglioramento, di adeguamento. Tuttavia, su giudici adeguamenti possibili, quelli dettati dalla sentenza del TAR e riguardanti i conflitti di interesse degli amministratori che approvarono lo strumento urbanistico con il conseguente adeguamento cartolare, questa maggioranza è stata evasiva, pilatesca, imbarazzata. La verità incontrovertibile è che la maggioranza non ha mai voluto mettere in discussione l'attuale strumento urbanistico. Per quando oggi chieda ad un avvocato amministratista di produrre una relazione contro e per quanto ne dicono i professori dell'università. Quando questa maggioranza ha votato contro la richiesta di equo del PUC, la motivazione a quel voto non era che esso fosse uno strumento non idoneo e non funzionale all'azzeramento dell'impianto del PUC. In nessun momento l'assessore dell'urbanistica, il sindaco e i capogruppi di maggioranza hanno fatto intendere di voler intraprendere la strada dell'annullamento. La parola d'ordine è sempre stata quella della variante. Quindi, questa maggioranza, usando l'aria che tira dopo aver sempre di fatto variante, oggi espone striscioni dell'annullamento. Evidentemente ha riscontrato vizi di legittimità dell'adozione del piano urbanistico e speriamo sia qualcosa di più della mancanza del parere di conformità della provincia, perché su quest'ultimo aspetto occorre un sussulto di onestà verso i cittadini. Bisogna dire chiaramente che per avere uno strumento urbanistico conforme al piano territoriale, nuovo vaglio del sindaco Villano, domani si deve iniziare ad abbattere e dunque ad eliminare le volumetrie in eccedenza. Quelle abusive. Nessun PUC adottato senza abbattimenti può essere coerente col piano provinciale. Ribadendo la nostra assoluta convinzione che questo piano urbanistico vada azzerato, tant'è vero che coerentemente ne abbiamo chiesto la revoca, ci chiediamo se è illegittimo, perché sospenderlo? Annulliamolo. Bene, ma cosa succede quando si annulla un PUC? Chiunque abbia una minima nozione di diritto civile sarà d'accordo che l'annullamento produce effetti retroattivi. E quindi fa in modo che l'atto è come non fosse mai esistito. Di conseguenza, anche su permessi a costruire rilasciati sulla base del PUC, si dovrà agire con annullamento in autotutela. Tuttavia, non è così semplice, dal momento che l'edificabilità del suolo fa sorgere in capo al proprietario un diritto reale acquisito e che certo non può essere cancellato come facciamo finta che non fosse mai esistito. Il dubbio, più che fondato, e che chi ha acquisito un diritto in virtù del PUC se lo vede riconosciuto ricorrendo al tribunale amministrativo. Quindi gli effetti ex lung della revoca si rischia di averli anche con l'annullamento. Quindi, perché questa maggioranza vuole annullare e non revocare? Partiamo dalla differenza che passa tra le due soluzioni. Si annulla un atto in quanto se ne accerta l'illegittimità, mentre si revoca in base a una decisione politica che porta a contare che le politiche che si vogliono mettere in atto non sono conformi a quelle a cui portava quella programmazione del territorio.
L'iter per l'annullamento è certamente più lungo. Probabilmente oggi questa amministrazione, l'avvocato Migliare e il professore di università non sanno ancora se questo book è legittimo o meno. Quindi lo sospendono per 100 giorni. Ma cosa dovrebbe succedere in questi 100 giorni? Valuterete l'eventuale illegittimità della mozione book? Magari. In realtà la maggioranza può utilizzare questa sospensione per mandare un messaggio alla commissione d'accesso, dare la partenza della disponibilità annunciando l'annullamento e ha fatto concentrare l'avvocato De Chiara nello smontare l'istituto della revoca, perché evidentemente anche il voto contrario della nostra proposta per la terna commissariale fa curriculum. La speranza di questa amministrazione è quella di convincere in questo modo i commissari e scavalcare con i 100 giorni il periodo per la redazione del verbale della commissione d'accesso. Alla fine dei 100 giorni, se la commissione non viene rimandata a casa, di annullamento non sentiremo parlare neanche per sbaglio. Ricapitolando, questa amministrazione sta parlando in piedi, sta mettendo in piedi questa messa in scena solo spinta dall'istinto di sopravvivenza. Ma quantunque fosse vero che ci sia una volontà per superare l'attuale strumento urbanistico per alzare il book a due strade davanti. Primo, l'annullamento in cui deve dimostrare l'illegittimità dell'atto in conseguenza del quale deve affrontare eventuali ricorsi di chi ritiene che l'illegittimo non sia. Un iter procedurale e processuale che rischia di essere lunghissimo, al termine del quale si rischia di ritrovarsi con un nulla di fatto. Dalla sua l'annullamento, dice qualche esponente della maggioranza, permetterà di annullare i permessi a costruire già rilasciati. Paradossale per una coalizione che ha vinto promettendo di normalizzare la situazione, ma soprattutto abbastanza ingenuo per tecnici che si autoproclamano di conclamata esperienza pensare veramente che esiste un tribunale amministrativo che permetta di annullare un permesso a costruire avuto in virtù di un piano urbanistico vigente. Chi vi ha assicurato su questa cosa? Il professore? L'altra strada è la revoca, che si può fare domani, è un atto politico, non si deve dimostrare niente, solo la volontà politica di voltare veramente pagina. Voi, tra le due strade scegliete quella che più vi farà perdere tempo. Siamo passati dal cambiare libro a voltare pagina, a fare giusto qualche ritocco sulla facciata. Se eravate cambiamento, se eravate come noi, oggi qua si starebbe parlando di revoca. Nelle commissioni si starebbe stilando un'interrogazione parlamentare da affidare ai nostri rappresentanti a Roma. Si studierebbero i casi di annullamento, dei permessi a costruire non arrivati a conclusione. Ne sono decine che non hanno avuto seguito rispetto ad altri, creando una diseguaglianza enorme nel nostro paese. Oggi già avremmo dovuto fare la scuola una decina di volte tra regione e ministero competente. Dopo un anno già dovevate stare tra la gente a spiegare quello che avevate provato a fare, dove eravate riusciti e dove non siete stati ascoltati e come da quel momento avreste proseguito la vostra azione. Invece un anno dopo sull'urbanistica avete fatto solo disastri, tanto è vero che proprio per questioni urbanistiche dopo neanche 6 mesi siete stati oggetto di indagini di una terna commissariale. In un anno abbiamo solo una proposta di sospensione basata sui sembra, probabilmente parrebbe. Un piano urbanistico che conoscete a memoria, che alcuni di voi hanno contribuito a redigere e certi altri di voi a smontare, che fa parte della discussione politica della nostra città da 10 anni, sorretto da una sequenza di periodi ipotetici. Sindaco, diceva Cicerone a Caterina, fino a che punto abuserete della nostra pazienza? Noi ci tiriamo fuori da questa sfilata carnevalesca, abbandoniamo l'aula, ricordiamo al Presidente del Consiglio che secondo i dettami dell'articolo 24 del regolamento comunale ha facoltà di intervento solo l'assessore non consigliere che risulta essere relatore. Contestualmente chiediamo al segretario comunale di acquisire al verbale la presente dichiarazione e di verificare il numero legale. Grazie. Grazie consigliere Tosti. Se mi consegna un attimo. Passo la parola all'assessore Luigi Macchia. Buongiorno a lei, assessore.